Ciao a tutti, sono sempre il Traso88 e oggi voglio parlare di una cosa che mi ha un po' fatto girare le palle, ora vi spiego perché. Sostanzialmente, settimana scorsa sono uscite le prime due puntate della nuova serie prodotta dalla Rai in coproduzione con l'Inghilterra, I Medici Masters of Florence. Sinceramente io già guardo pochissima televisione e soprattutto non guardo praticamente mai la Rai, quindi non ero mai incappato in uno degli spot di questa serie, ne sono venuto a conoscenza perché il giorno dopo la prima messa in onda, che è venuta il martedì, in tanti mi avete chiesto che cosa ne pensassi. Allora sono andato a documentarmi e ho scoperto che tra i protagonisti ci sono Richard Madden, che è il Robb Stark di Game of Thrones, e anche Dustin Hoffman. Al che mi sono un po' incuriosito, pensando che una produzione Rai con un cast del genere si meritasse una possibilità. Purtroppo però, quando mi sono approcciato alla visione, ero un po' scoraggiato dai numerosissimi commenti negativi che ho letto riguardanti questa serie. Chi la definiva una merdata clamorosa? Chi sosteneva che si trattava della classica fiction Rai ma solo con un cast internazionale? E chi invece la reputava un'occasione sprecata? Ma, come tutti quelli che mi seguono assiduamente ormai da anni sanno, io cerco sempre di non cedere al pregiudizio, quindi ho guardato i primi due episodi e sinceramente non capisco il senso di critiche tanto aspre. Specifico subito due cose. Innanzitutto sto registrando questo video di lunedì, ma uscirà sul canale mercoledì, quindi quando saranno stati mandati in onda altri due episodi della serie, quindi mi sto basando esclusivamente sul giudizio riguardante le prime due puntate. In secundis, come si suol dire, trovo assurdo che tante critiche negative siano state mosse alla serie dopo sole due puntate andate in onda. Detto questo, senza fare spoiler, cercherò di spiegarvi come mai non sono d'accordo con chi definisce I Medici la solita fiction Rai. Ho sentito tantissime persone affermare che questa serie sembra solo in apparenza diversa dalle altre fiction italiane perché è stata girata in inglese e poi ridoppiata, attori italiani compresi, però secondo me non è simile alle altre fiction che si possono trovare tanto sulla Rai quanto su Mediaset. Casomai bisognerebbe ammettere che ricorda vagamente uno dei bellissimi sceneggiati Rai degli anni 70, ma solo adattato al gusto contemporaneo. E sinceramente, dopo anni di Don Matteo e Un posto al sole, con tutto che Don Matteo rimane comunque 12 rampe di scale sopra Un posto al sole, la Rai torni ai fasti di certi sceneggiati del passato, come ad esempio il Marco Polo di Aldo Lado, beh, a me non fa affatto schifo. Queste due prime puntate presentano senza ombra di dubbio alcune ingenuità, a partire dal doppiaggio, che in molti momenti è abbastanza scabroso, soprattutto per quanto riguarda gli attori non italiani. E questa cosa mi stupisce perché solitamente sono gli attori italiani che si ridoppiano a non fare molto bene. E comunque ci sono anche voci illustri, ad esempio Dustin Hoffman, che interpreta Giovanni dei Medici, è doppiato da De Sando, che non è certamente l'ultimo degli stronzi, il doppiatore di Walter White in italiano, di Robert Baratheon, di Robert De Niro, quindi stiamo parlando dell'eccellenza, per cui non so perché in alcuni momenti il doppiaggio difetti, però bisogna ammettere che effettivamente è così. È vero anche che al momento sembra essere una serie girata prevalentemente in interni, come tanti hanno fatto notare, ed è anche uno dei motivi per cui secondo me ricorda tantissimo i vecchi sceneggiati Rai, quando ancora i prodotti erano di altissima qualità. Secondo me questo non è assolutamente un difetto. Il budget non deve essere stato molto alto, perché si parla della guerra tra Milano e Lucca, però fondamentalmente queste battaglie non vengono mai mostrate. Detto così potrebbe sembrare una poracciata non da poco, in effetti mi ha dato fastidio quando sembra che stiamo per mostrarti quantomeno uno stralcio di battaglia e invece il tutto si conclude con un nulla di fatto. Però quello che accade mi ha intrigato personalmente a tal punto che non ho sofferto poi così tanto dell'assenza di scene action vere e proprie. Non ho nemmeno riscontrato la lentezza che in tanti invece sembrano aver ravvisato in queste due prime puntate. È una serie di stampo storico in costume che si basa molto di più sugli intrighi piuttosto che su momenti che possono essere movimentati. In tanti si sono lamentati che non fanno altro che parlare, ma io mi chiedo, dove sta il problema? I dialoghi infatti non mi sono sembrati così scabrosi da voler desiderare che smettessero di parlare. Anzi, quello che stava accadendo sullo schermo mi sembrava molto interessante e non sono per niente d'accordo con tutti quelli che hanno detto che in questi due primi episodi non è successo nulla. Ora, io rispetto le opinioni personali di chiunque, però ci sono alcuni dati che sono semplicemente oggettivi e lì da vedere. Non si può dire che in questi due episodi non sia accaduto nulla, perché porca di quella puttana,
solo nel pilota è successo il mondo. Piuttosto uno potrebbe dire che nonostante siano successe diverse cose, non si sia sentito intrattenuto o che non le abbia trovate abbastanza interessanti. Questo è tutto un altro discorso, ma gli avvenimenti ci sono e sono anche parecchi. Concordo invece, almeno in parte, con le critiche rivolte alla struttura dei flashback, che inizialmente è effettivamente straniante. Soprattutto nel primo episodio il ping pong tra presente e passato è un po' troppo improvviso e discontinuo e potrebbe dar fastidio, ma una volta che si è entrati nell'ottica del meccanismo, ecco che i flashback iniziano a diventare anche molto interessanti e anzi aiutano a creare un'evoluzione psicologica in fieri dei personaggi che non è niente male. Se le cose sotto questo punto di vista non dovessero cambiare per tutto il corso della serie, sono abbastanza sicuro che già dalla terza puntata ci saremo un po' tutti abituati a questa struttura che prevede flashback un po' invasivi, ma che comunque sono funzionali a portare avanti la trama. Ma la lamentela che più mi ha fatto spanciare dal ridere è stata quella delle persone che sostenevano che i medici non fosse simile a Game of Thrones come invece avrebbe voluto essere. Ma che ragionamento è? È abbastanza ovvio che abbiano voluto cercare di fare qualcosa di grandioso che si ispirasse un minimo a Game of Thrones per il tipo di progetto. Non a caso troviamo all'interno dei medici alcuni attori che hanno partecipato anche a Game of Thrones, Richard Madden su tutti e nella seconda puntata un altro che non vi dico nel caso non abbiate ancora vista. Però non si può di essere una nuova versione di Game of Thrones o il Game of Thrones italiano. È una serie comunque storica. Gli intrighi ci sono, è vero, e cercano anche di essere il più stupefacente possibile, non sempre riuscendoci, bisogna ammetterlo, ma le atmosfere sono diversissime. In sostanza è una critica che davvero non riesco a capire. Una cosa invece che effettivamente è vera e che in tanti hanno fatto notare, una cosa che invece è vera e che in tanti non hanno mancato di far notare, è il fatto che ci siano diverse inesattezze storiche e la cosa può creare problemi, però sinceramente quando guardo una serie del genere, nonostante sia di ambientazione storica, capisco che è tutta basata più che altro sugli avvenimenti che sono molto romanzati e non mi aspetto una reale fedeltà. Però questo è il modo in cui io mi sono approcciato ai medici. Capisco che magari un'altra persona che è appassionata di storia e del Rinascimento in particolare guarda la serie potrebbe aspettarsi anche giustamente che certi fatti siano storicamente veritieri. Qui invece molto spesso non accade perché hanno preferito privilegiare quello che succede dal punto di vista narrativo più fittizio piuttosto che la realtà storica dei fatti. È un grande difetto? Nel senso che può apparire sicuramente un difetto se appartenete alla seconda categoria che ho citato. Se come me guardate la serie perché sembra essere effettivamente diversa dal solito e perché è un gigantesco passo in avanti per quanto riguarda la televisione italiana, allora no, non è questo gigantesco difetto. E lo so perfettamente che la rivoluzione televisiva in Italia è iniziata già da diversi anni con serie come Boy oppure Romanzo Criminale o Gomorra la serie, però se notate sono tutte serie prodotte da un canale privato, non sono state prodotte dalla televisione pubblica come invece è accaduto con questo i medici. Sono soldi dei contribuenti, non sono soldi solo degli sponsor o di privati. E siccome ci si lamenta tanto che le fiction italiane fanno cagare, che non si trova mai nulla di interessante in televisione, per una volta che effettivamente esce qualcosa che cerca di proporre ambientazioni interessanti e di accontentare sia il grandissimo pubblico che la nicchia di quelli che vorrebbero qualcosa di qualità superiore, ecco che puntualmente bisogna comunque lamentarsi. Se analizziamo un attimo la situazione, ci rendiamo conto che i medici non poteva essere in toto una serie diversissima rispetto al passato, perché i cambiamenti devono essere anche un po' graduali. La RAI in Italia, per quanto riguarda la televisione, è il servizio pubblico ed è guardata da milioni e milioni di telespettatori che sono abituati a fiction effettivamente del cazzo con i soliti attori che girano, e quindi dargli qualcosa che stravolgesse in toto questo meccanismo sarebbe stato forse troppo e il flop purtroppo sarebbe stato annunciato. Allora che cosa hanno provato a fare? Hanno appoggiato la creazione di una serie che è stata creata da autori inglesi, in cui hanno inserito sia attori italiani che attori stranieri che fossero conosciuti dal grande pubblico e non solo quello più vecchio attaccato a certe fiction, ma anche dai giovani, per cercare di creare qualcosa
qualcosa che guardasse al passato, da qui le corrispondenze, concerti, sceneggiati della Rai di parecchio tempo fa, ma anche al presente, quindi ecco l'ispirazione alla Game of Thrones con gli intrighi e quant'altro. Ne è uscito un miscuglio, da quello che possiamo vedere a queste prime due puntate, che tutto sommato è interessante. Infatti, vedendo il finale della seconda, ho pensato che avrei voluto guardare immediatamente la terza. E poi diciamocelo, grazie a questa serie abbiamo assistito ad una situazione abbastanza particolare. Per una volta sono stati gli inglesi e gli americani a lamentarsi di non riuscire a trovare la serie sottotitolata nella loro lingua, perché avrebbero voluto vederla. Credo che lasceranno la versione in lingua originale se non l'hanno già fatto, però era uscita la notizia il giorno dopo la messa in onda delle prime due puntate che in tanti spettatori d'oltreoceano si erano lamentati perché non riuscivano a trovare da nessuna parte i sottotitoli. E se da noi il problema a parti inverse è meno grave, perché comunque l'inglese è una lingua parecchio diffusa, anche se non poi così tanto come si potrebbe pensare qui in Italia, uno potrebbe comunque guardarsi la puntata senza sottotitoli e capire qualcosa, ma l'italiano non è una lingua diffusa e quindi una persona anglofona non può capirci una mazzafionda guardandole. Sono comunque pochi quelli che conoscono l'italiano tra inglesi e americani, quindi è stata una situazione abbastanza ilare. Invito quindi tutti quelli che non avessero visto le prime due puntate dei Medici solo perché avevano sentito a riguardo delle critiche negative a farlo, perché è importante pensare con la propria testa. Non vi piace per averlo guardato? Va benissimo, però almeno provate a visionare le prime due puntate, anche solo il pilota, anche se io credo che non si possa giudicare una serie né dal pilota né dalle prime due puntate. Ci può stare però che una tua serie non piace dica no, non fa per me. Tra l'altro, una cosa su cui credevo che non sarei riuscito assolutamente a soprassedere, a giudicare dalle critiche che avevo letto e sentito, era la computer grafica. Sappiamo tutti che le pochissime volte che sono stati utilizzati effetti digitali in fiction e similia italiane, le cose non sono andate poi benissimo, perché nonostante abbiamo effettisti abilissimi nel nostro paese, sembra che diano sempre questi lavori a chi non è poi così capace. Capisco che i budget non sono altissimi, ma io conosco effettisti che con due lire ti fanno delle cose sensazionali, quindi non è quello il punto. Però francamente i momenti in cui si vedevano edifici di Firenze ricostruiti in digitale non mi hanno dato particolarmente fastidio. Certo, si poteva fare di più, però considerando il tipo di serie, considerando anche il budget, pensavo decisamente peggio. In sostanza, I Medici, Masters of Florence, è una serie che, pur con tutti i suoi limiti ed evidenti difetti, è partita abbastanza bene. Certo, ogni tanto ci sono alcuni attori che abbassano il livello generale delle interpretazioni, però credevo anche qui che avrei assistito a interpretazioni ben più scabrose. Ad esempio, Miriam Leone non è stata malaccia, nonostante si sia ridoppiata abbastanza la cagna, almeno mi pare che quella fosse la sua voce. Hanno saputo sfruttarla nel modo giusto e l'hanno ben contestualizzata, in modo che il personaggio risultasse addirittura affascinante. Quindi, prima di dire che I Medici è una serie di merda, aspettiamo anche le prossime puntate, non perché si compro prodotto soprattutto italiano va supportato a prescindere, ma perché, come non sarebbe giusto questo ragionamento, non è nemmeno giusto dire che è una merda solo perché la produzione è prevalentemente italiana. Quindi cerchiamo di capire bene come si evolve prima di giudicarla in toto. Quindi questo è quello che pensavo circa I Medici, Masters of Florence. Fatemi sapere voi nei commenti qui sotto, non siete molto, siete cosa siete loro, perché siete quello che si chiama solita la discussione. E mi raccomando, se fate spoiler avvisate contrassegnando il vostro commento con la dicitura spoiler. Io vi abbraccio, grazie mille per aver seguito fin qui, noi ci vediamo al prossimo Movie Log.